Come l'anno scorso, anche quest'anno ci troviamo a Saint-Hilaire per un weekend di divertimento e volo. Dopo una sera di viaggio e una notte al campo base, inizia la giornata. Sono le 7:40, mi sono svegliato da 10 minuti. Per me adesso colazione, bello tranquillo, lattuccio, cereali, biscottini e iniziamo la giornata. Il resto del gruppo, coraggiosissimi, stamattina alle 4 si sono svegliati per un hike and fly. Allora, ieri si vociferava un'ora di camminata. Non parti alle 4 se l'alba è alle 7 e ci vuole un'ora per arrivare. Non mi hanno fregato. Simo, Miki, Pasquale, Daniele, Elisa, sono partiti alle 4. E sono andati in cima alla montagna. Più tardi ve la faccio vedere. In teoria avevano detto che decollavano alle 7. C'è una discendenza fotonica. Non so da dove vogliono decollare. Comunque staremo a vedere. Io alle 8 e mezzo attacco il motore. Magari faccio un giro e vado a vedere come stanno. Eccoci ragazzi, vi mostro dove andavano questa mattina i nostri eroi. Allora, fuori fa abbastanza freddino. Ma che spettacolo! fa freddo ragazzi, fa freddo. Però che spettacolo di posto. Chi è che sta atterrando qua? Mi avevano detto che era vietato atterrare qua. C'è qualcuno che sta volando. Allora può essere che siano decollati i nostri eroi. Ottimo! Figa, la luna sopra la montagna è bellissima. Siamo arrivati in cima, o quasi, dai. Impegnativo, però ne vale la pena. Questi sì. Thank you.
adesso, ripasso sopra questo punto qua che è lo svincolo d'uscita, è il limite oltre il quale io non posso volare perché la direzione è decisa così, e poi giro, salgo sulla montagna, risalgo sulla costa e arrivo, vediamo, arrivo qua, in questa zona, dove c'è San Giuliano, ecco, guarda, qua si vede, vediamo, qua si vede la Pergine de Collo, qua è il decollino, e quindi arrivo in quella zona lì. Atterrato sano e salvo qui al punto di decollo di Saint-Hilaire. La giornata è spettacolare, sta iniziando a accumulare, ho già beccato qualche bollicina, il vento sta girando, mi sa che è ora di tirare fuori la vela da libero. Ecco la preparazione, attenzione, cioè c'era la tecnica della bottiglia. Ok, la Coupe Car. Coupe Car, sarà nostra. Attenzione, tutte le indicazioni sul taglio. Cioè il tocco di classe. La parte più importante, il cavallo. Allora, io dico solo che per il mio ho gestito in autonomia. Però so che Simone può. Guarda, si assale. Eccoci. Siamo in preparazione. Marcelo. Ah, ma che bello il suo casco. Indovinate chi gliel'ha fatto. Sono No, sono i tubi dell'ossigeno. Poi c'è Tommy. Non tutta, perché non mi farebbe piacere. Poi c'è Irene. C'è Giada che si sta facendo truccare. Poi c'è Simone Iron Man. Cartonato. Ah no, è diventato vero questo. Dani che sta già iniziando a riflettere il sole. Morale alto, è alto, vediamo se anche il risultato è tanto alto. Ma il mio amico è un po' più grande, 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 è un